Ragazzi, concentrati e mi raccomando, motiviamolo. 3, 2, 1, su! Bello! Se volete altre sfide insieme a Simone, tutti i ragazzi del Calisthenics Brain, fortissimi, superiamo almeno almeno 5000 like. Superiamo almeno almeno 5000 like, battimi il pugno Simo e noi siamo pronti per iniziare. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video! Grandissimi, ebbene sì, l'avete letto dal titolo, oggi sarà una super estrema sfida di forza. Simo, spiegaci tutto. Ebbene sì, Danny, qua abbiamo il dinamometro. Che cos'è questo strumento? A cosa serve? Esatto, andiamo a verificare la vera forza di ciascuno di loro, anche mia e tua, e vedere quanta forza abbiamo nella presa. Ma in chili? Cioè tipo in chili? Esatto, proprio. Questo ci mostrerà, dopo ve lo facciamo vedere, quanti chilogrammi riusciamo a stringere. Incredibile, attrezzo fantastico. E andiamo a vedere, dinamometro, ragazzi. Forense, chiedo a te ovviamente. Prego Cristian, grandioso gladiatore, facci vedere. Una ma sedia. Se lo spacco poi tutto, cioè, non l'ha spaccato Gaggi, ragazzi. Mi dico, aspetta, aspetta, vi faccio vedere. Quindi devi fare così. Quanto è il record? Gaggi ha fatto 72 kg, ragazzi. 72? Gaggi 72, il secondo sono stato io con 58. Andiamo a vedere un attimino. Lo batto allora, adesso, come on! Come si fa? Bisogna appoggiare il gomito. Ma è impossibile. Bisogna mettere il pollice sotto, appoggiato e stringere al massimo. E qui vedrete la forza in chili. Ma questa è forza di presa allora? Sì, la forza, l'hand grip. Hand grip. Vai Simo, facci vedere. Allora, facci vedere quanta forza hai. Parto già io? Vai. Quindi si fanno 3 tentativi, perché vedrete che sballerà ogni tentativo di almeno 6 kg, perché la condizione cambia ogni volta che fate il tentativo, quindi non soffermatevi mai un unico tentativo e dire che siete i più forti. L'inganno maggiore è quello di fare così, di farlo così. Teniamo un test uniforme per tutti, quindi guardate qua, avambraccio, gomito 90 gradi, spalla, vedete la mia posizione e non ci dilunghiamo. 3, 2, 1, stringi! Che toro! 64.7, cioè inquadra bene. 64.7. Oh, da quando mi allena Chiozzi ho incrementato. Ma quindi non bisogna tenerlo premuto, ma fare una stretta forte. Provate, provate, prova Forense. Ortega. Con la Red Bull. Forte, Forense. Va bene, va bene, va bene. Nome, età. Roger, 30 anni. 30 anni, vai. Hai capito come funziona? Quindi, non stendere. Roger. Non muovere. Premi. Lascia. 45.8. Bevi un po' di Monster, cavallo. Battimi il pugno. Forte, eh? Devo riprovare, no, com'è la testa? No, facciamo un giro a testa. Sì, dai, dai, provo io, dai. Anzi, no, facciamo 3 prove a testa. Provo. Dove magari i primi 3 fai dopo, che però avevo bisogno di... Io per concentrarmi ho bisogno di maltrattare nello stesso tempo. No, però vedi che con l'urlo di toccare il naso del tubo. Quindi così in braccio, tipo 43 pollice sotto, possibile. Pollice sotto. Così, no? Sotto così, okay. 90 gradi. Con noi, vai. 3, 2, 1 e non staccare. Tira, tira, tira. L'ho staccato. Spingi. Però. Spingi. Dai, Cree. Già toccato il picco. 54. Okay. Non ci hai creduto abbastanza. Più cattivo. Più cattivo. Raga, è una presa della Madonna. 54. No, ma per dire, cioè, è forte, eh? Quindi sono forte. 64. Ma io 40. Non è che mi sì, no, inquadra qua. Solo così. Sì. 51.4 per Cristian. Ora la sua ragazza Sabri. Devo piacere starte? No, 70. 70.00. Quando è su 00. Ok. Sembra un topo. Quando è sullo zero, quando vuoi parti. Vai, Sandro. Ok, stringi, stringi, stringi. Vai, 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 vai. Fallo subito. 38. Come se fosse una melanzana da prendere e cucinare. Buono, buono. Lascia. 38,3, fortissima. Allora, la media degli uomini, la media degli uomini, diciamo, normali, non allenatissimi, è dai 25 ai 28 kg, ragazzi. C'è una stretta correlazione tra la forza dell'avambraccio e anche lo stato mentale, ragazzi.
E lei è un fagiolo, tu. Un fagiolo. Quando ci sei parti, okay. Convinto, posizionato giusto, sto barando. Sì, tieni il allora, il polso deve essere poggiato. Sì. Okay, quindi qua se si alza va bene. Okay. Vado? Quando vuoi, vai, Su. Quanto tirala su, tirala su. Dai. Stringila. Buono. 50. 6 era. Vai, fai così. La stai rotta. È rotta. Sei troppo forte, amico. Infinito. Lo devo rifare? No, 58 e 58 e 6. 58 e 6. Non c'è il video. Non c'è il video. Fai così, rifai, rifai. Quando guardate come sballa. Ma perché mi ha mollato? Cioè non me l'ha salvato? Vuoi, concentrato però. Su. Dai. 59. 59. Io ho visto un 59. Anch'io ho visto un 59. 59 preciso. Preciso, non hai sballato, era puro. Di solito può sballare più o meno 6 kg più o meno, capito? Quindi potete fare, non è che una volta fate fai 59 così, puoi fare 53, poi dopo fare... si può provare col sinistro? Sì, sì. È il mio turno, ragazzi. Non so cosa aspettarmi, ma comunque sono pronto. Ragazzuoli, caricatemi per bene. Vai. Hop! Dai. 72 kg. Come Gaggi? Gaggi ha fatto 72 e mezzo. Voglio riprovare per batterlo. Ci ha lasciato il posto, vai, però. Grandi ragazzi. Ma c'è qualcuno che fa 100? Sì, sicuramente. Roccia, sì. Nome di allenare molto. Ivo 27 anni. Sei pronto, Ivo? Cattivo, Vai. Magari c'è gente che non il piragno. Tira! Dai. Spalzare. Vediamo. Ok, lascia. 65-2, buono. 65-2. Allora cerchiamo sempre, raga, di tenerlo, raga, così. Non, perché se voi cambiate, se andate in presa neutra, sprigionate più forza, raga. Avete capito? Lo rifaccio, quindi provo a rifarlo sul basso. No, ma in generale. Vabbè, puoi provare, dai, basso. Però cerchiamo tutti di tenerlo uniforme con appoggiato, capito? Di non. Esatto. Andate in neutra. Quindi, regola, lo teniamo tutti dritti, attaccati al tavolo. Vai. Quando vuoi, riparti, Ok, tira. Beh, siamo lì. Buono. Ok, yeah. 60.4. Not bad. Comunque era valido, Prego. Sì, vabbè, era giusto per... ho visto che andavo un po' più in su, però... Sedia, perfetto. Il primo bacino, attenzione. Perfetto. No, non sono mancino, sono più forte nel sinistro. È possibile. Pensi di averlo. Forse anch'io. Sono giusto così. No, ma... Vai, impavido, cattivo, ragazzi, motivatelo. Dai. Buona. 56-9. 56-9. Prego. Quando vuoi, concentrati. Vai. Tutta testa. Su, ragazzi, motiviamolo. Vai. Com'è? 47,5. Come ti senti? Tutto bene? Abbiamo anche un ragazzo ferito in quadra qua. Però non sei tirato indietro. Prego, Roccia, vai, è il tuo turno. Ecco, 75. Finalmente ti ho portato in una sfida. Verso la camera, nome, età. Siamo Zaffaroni. Ok. Reset. Aspetta che te lo resetto. Male. Vai, questo in testa. No, vuoi parti. Motiviamo. Dai. Era bello. La molla. Ma no, non so. Siamo 32 e li fa così. Gli do i soldi a lui? No, se li fai. Ma era così, è giusto così. Allora, è un po' un problema. Lo resettiamo. Prossimo sfidante, verso la camera, nome, età. Jacopo, 20 anni. Vai, Jacopo, sei pronto? Quando vuoi. Hop. Vai, Jacopo. Su. Vai, prigiona, vai! Dai. Buono. 44.4. Anche se lo fai cosa mi sono imballato tanto. Invece di prendere più di qua l'ho preso così. Vuoi riprovare un attimino? No. Dopo. Prego. Sono schiacciato. Vedi? Allora, Michael, verso la camera, okay. Coraggioso, ti dà un sacco di forza, mi raccomando. Quando vuoi, questione di testa,
volevo vedere la procedura. Dai, Michael! Buono, bello, ho visto un 70, 70.1. Fortissimo, battimi il pugno. No, bello. Mi fa male solo. No, vai Andrea. Così. No, ma non devi alzare il pollice. Giù. Attaccato. Okay. Dai, il pollice puoi tenere a fronte. Ah. Sì. Ti chiedo solo, verso la camera, nome, età. Andrei, ho 19 anni. Sei carico Andrei? Certo. Non ti sento cattivo. Vai Andrei! Vai! Mette star. Già spaccato. È tipo come Vegeta quando dà il pugno. Ok, adesso. Vai ragazzi, motiviamolo, eh. Vai! Buono, 53.4. Prossimo ragazzuolo, via. Meno di quanti ho spaccato tutto. Prossimo gladiatore. Sì, ma prima di chiotti Marco, mi chiamo Marco, 27 anni. Sei carico? 52. Quando vuoi, eh? Sì? 62 qualcosa. Parti, vai! Vai! 61. 61 e 4. Oh oh! Io lo vedo con una distorsione di polso così scende a 10. Signorina, si presenti verso la camera. Agnese, 22 anni. Fai finta che devi spaccare la faccia ad uno. Vai. Devi spaccare la faccia ad uno, capito? Vai cattiva! Vai cattiva! Su. Vai! 38. Bravo. Vai. 36.7. Fortissima. Dai, Robin. Dai, Gaggi. Sono arrivato solo per questo. Allora, signor Gaggi, si presenti, prego. Sì, sono Gaggi di doppio tutto. Grande. Allora, devi freddo, battere il tuo stesso meglio. Record, però un po' freddo. Non fa niente. Allora, quanto aveva fatto Gaggi la scorsa volta? 72 e mezzo, Gaggi. Avevi fatto. Ti ricordi? 132. Vado. Vai. Aspetta, Gaggi. No. 33. È la forza di Gaggi. Devi tenere il gomito piegato, sennò con la spalla così più facile. Riazzeriamo. Vieni avanti, Gaggi. La faccia. Gli occhiali a Caruso. Gomito piegato. Vieni avanti. Comunque, devi tenere così. Erano miei. No, vieni avanti con la sedia. Oh, questo Gaggi è incredibile. No, cioè, bara... Gaggi, devi stare attento alle spiegazioni. Vai. Non così. Puoi perdere, Simo. Il Gaggi. Pollice va bene. Sì, sotto. Di più. Dai! Bello! 64.6, sei un po' peggiorato. Giudico Gaggi, io, eh? Giudico io. Questo Game Boy non funziona. Prego. Questo Game Boy. Simone, 16 anni. Questo Game Boy. Giusto così, Simo. Allora, aspetta che riazzero un attimo. Sembravi a The Club. Simone, 16 anni, sì. Cerco una ragazza. Sei carico? Sì. Quando vuoi. Mica quanti anni? Alcuni no. Su. Qui non sanno questo. 64.6. Not bad. Chi manca, ragazzuoli? Numero 32. Vai. Zero. Azzeriamo. Carico. Quando vuoi, eh. Ok. Simo, tira. Ehi. Anche lui, 4-4 va. 4-4. Not bad. Back numero. Come on. Per favore, nome, età. Luca, 20 anni. Luca, sei carico? Stringi, motiviamo, ragazzi. Vai! Subito. Perché se fai pian pianino la perdi. 61. Ho visto un 61.1. Fortissimo. Vai. Chi manca, ragazzuoli? Prego. Prova. Amico del signor Gaggi, ascolti un attimo. Nome, età. Verso Lorenzo, 25 anni. Sei carico, Lorenzo? Cattivo, e sprigiona tutta la forza che hai. Vado. Vai. Tira. Quasi, eh. Ci sei, eh? 63.2, inquadriamo. Forte. Quanto avevi fatto? 77.7, qualcosa del genere. 77.1. Allora, vieni qua un attimo, inquadriamo. Il nostro campione in carica ha fatto 77.1. Vediamo se riesco a batterti, è secondo tentativo per me. Vediamo. In ogni caso stai vincendo, eh. Posso riprovare dopo? Sì. Allora, ragazzuoli, ho bisogno della motivazione. Cattivi. E infine. Dai, forza.
Ce l'hai, easy, ce l'hai. Siamo, ci siamo. È mia sta vaniglia. Vai, 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 vai. 75,7 ha fatto. Si è resettato. 75,7. No, no, hai fatto 75,6. Mi sento il braccio. Comunque, 75 kg per me. 80, Hai fatto 77. Questa volta devi arrivare a 80, eh? 80 kg di forza. Tutti tuoi, eh? Concentrati quando vuoi. Vai, 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 dai. Dai, 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 dai. Che sei ragazza, sì. Vai, vai. Guarda, vi detto che torni indietro al furgone. O avanti o indietro. Sì. Più o meno 7. Perché non è che ogni volta esprigioni la stessa idea. Quando vuoi, tanto è cattivo. Magari sei un po' stressato. Parti quando vai, 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 vai. Michael. Su, Michael. 70 supera lì. Buono. Non ho più. Piano! Lanciate e si spegne. Fai riprovare. No, tecnica, per perdere, cioè... tecnica per perdere. Tecnica per perdere. Per peggiorare. Prego. Se dici una bugia mentre cerchi di imprimere la forza, imprimi meno forza di quanto... Quindi devo dire la verità? No, ma? Quindi devi dire una bugia. Ah, vediamo perché, se è vero. Ah, beh, ma perché sei basso. Ma perché stressi mentalmente. Sono basso. Perché sei basso, vai. Beh, aspetta, sì. Aspetta. Potrebbe avere una sono logica. Basso. Sono aspetta, basso. Siamo, sono basso e grasso, vai. Motivatemi, mi raccomando. Vai. Basso e grasso. Sono basso, basso e grasso! Sei basso e grasso! È vero? Sei basso e grasso! È vero, ha fatto 74. Funziona! No, 75 ha fatto. Il funziona. Ma perché hai studiato questa cosa? Perché? Perché in teoria, ragazzi, prendetela con le pinze, ma le connessioni sinaptiche e tutto si connetterebbero in qualche modo a un qualcosa che sostanzialmente sprigionate meno forza. Facciamola più sintetica. Video super mega potente. Non me l'aspettavo, ma con ben quanti? 77.1, se non sbaglio. Ci sei. Gaggi era arrivato a 72.5. E io ho fatto 72 kg, dai, sono comunque contento. Roccia, con questa sfida hai vinto ben 50 euro. Domanda per te, verso la camera, cosa ci farai con questi soldi? Non lo so, i pesi, la prima cosa che ti viene in mente, patatine, cinema, dici tu. Nuovi pesi. I nuovi pesi. Pensano sempre allo sport questi ragazzi. In ogni caso, sono veramente molto contento di questa sfida. La donna, bravo, suggeriscilo. In ogni caso, ragazzuoli, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo per forza al prossimo video. Grandissimi.